Così dice il governo. I comuni sotto i 5.000 abitanti
il 70% dei comuni italiani dovranno fondersi o, come nel nostro caso, condividere i servizi associandosi in territori più vasti. Il decreto milleproroghe ultimo, il 216 del 2011, convertito in legge numero 14 del 2011, prevede che entro il 30 settembre del 2012 di quest'anno tutti i comuni, quindi sia gli enti sotto i 1.000 abitanti sia quelli tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, dovranno avviare almeno due funzioni fondamentali e tutte queste funzioni fondamentali fino al 30 settembre del 2013. Noi comuni sotto i 1.000 abitanti siamo obbligati ad associarne 12, però fra le 12, diciamo, le altre 6 che noi siamo obbligati ad associare, ecco, sono quasi ricomprese al 90% fra le 6 obbligatorie per i comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. La manovra viene presentata come necessaria misura di razionalizzazione, adducendo che il numero dei comuni italiani sarebbe di per sé causa di sprechi e costi inutili. In Italia i comuni sono circa 8.000, in Germania sono 12.000, in Francia 37.000, di cui il 90% con meno di 2.000 abitanti. E non si può dire che questi paesi fanno sprechi o hanno inefficienze. In Basilicata poi dei 131 comuni, 32 hanno una popolazione maggiore di 5.000 abitanti, sono circa il 25%, 75 comuni sono inferiori ai 5.000 abitanti, 57%, e 24 comuni inferiori ai 1.000 abitanti, sono il 18%, fra questi siamo ricompresi anche loro. Certamente il problema non sta quindi nel numero, ma in come è organizzato e funziona il sistema istituzionale. In quest'ottica di consapevolezza unitaria, con conoscenza della realtà e con serietà e lealtà istituzionale, che noi comuni del Mercure vogliamo intraprendere un processo di riforma associando tutte le funzioni. Il Consiglio Comunale di questa sera vuole essere il primo passo verso una condivisione di obiettivi fra le popolazioni dei comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Rotondo. Obiettivi strategici per le ricadute che si avranno sulla vita quotidiana delle nostre comunità. La gestione associata di tutte le funzioni e servizi che porteremo avanti tra le nostre comunità aggregherà un territorio di oltre 6.000 abitanti. Noi siamo qui questa sera in tre, diciamo, rappresentative della Valle del Mercure. Vincianello, diciamo, ci auguriamo che appena il nuovo sindaco, subito dopo le votazioni, apriremo sicuramente, tant'è che noi l'abbiamo già previsto anche nello schema di convenzione, le porte saranno aperte, se ci saranno anche Vincianello potrà far parte per rappresentare questo territorio come in questa gestione associata, che gestirà in forma associata tutti i servizi comunali. Così faremo anche la nostra parte per fronteggiare le esigenze del Paese in un momento particolarmente difficile. Lo viviamo quotidianamente con aumenti e rincari da tutti i lati. Le funzioni fondamentali gestite in forma associata vedranno Castelluccio Inferiore comune capofila per la gestione delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo nella misura complessiva del 70%, queste qua sono voci prese dal conto del bilancio, così come prevede il conto del bilancio, nella misura complessiva del 70% delle spese certificate dall'ultimo conto di bilancio. Sarà comune capofila ancora della polizia locale, delle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. Queste prime tre funzioni sono ricomprese tra le prime 6 obbligatorie. Dopo sarà ancora comune capofila delle funzioni nel settore sportivo e nelle funzioni relative ai servizi produttivi. Castelluccio Superiore
sarà il comune capofila per la gestione di funzioni riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente, dove è compreso l'ufficio urbanistica e la raccolta dei rifiuti. Questa prima funzione fa parte sempre delle prime sei obbligatorie, dopo ci sarà la funzione relativa alla giustizia e nel campo dello sviluppo economico. Rotonda invece sarà il comune capofila per la gestione di istruzione pubblica, compresi i servizi di assistenza scolastica e recreazione, funzioni nel settore sociale. Queste due sono sempre le prime due, sono quelle di imprese nelle sei obbligatorie, e dopo ci sarà ancora la funzione relativa alla cultura e le funzioni nel campo turistico. Sicuramente il percorso non sarà facile, ma lavorare in forma associata consentirà ai nostri comuni di offrire servizi quantitativamente più ampi e in generale più specializzati, sempre nell'ottica di portare le altre economie per i singoli bilanci. Certamente ci saranno delle criticità, ma saremo tutti chiamati a superarle e migliorare il servizio che la gestione in forma associata darà ai singoli comuni. Gradatamente decideremo sull'operatività delle funzioni da associare affinché siano gestiti su scale territoriale più grande. Sarebbe lungo entrare nell'assetto di tutte le funzioni, ma sicuramente sarà nostro impegno cominciare da subito a lavorare insieme politici e tecnici delle varie amministrazioni affinché almeno tre funzioni vengano associate per il 30 settembre 2012. Ho messo tre perché così, ecco, ci servirà questo per fare esperienza di collaborazione, per eliminare dove ve ne sarà la necessità, con grande umiltà e senso di responsabilità, questo lo voglio sempre precisare, eventuali criticità che pure fisicamente andremo incontro e troveremo. Però ecco, qui sta la bravura, l'intelligenza di noi amministratori, tecnici, dipendenti, a trovare sì le criticità, ma a risolverle per andare avanti con l'associazione delle funzioni. La strada che stiamo percorrendo è obbligata, un po' per il solco tracciato dalle leggi statali e regionali, un po' perché i confini comunali sono effettivamente limitanti su certi aspetti di programmazione e di organizzazione, un po' perché finalmente i comuni della Valle del Mercure cominciano a discutere insieme dei problemi, cercando di risolverli dando pari dignità a tutte le comunità. E un altro po', ma questo l'ho messo per ultimo apposta, perché tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti intorno a noi stanno andando verso questa direzione, e se si resta fermi si resta soli, e quindi restare soli non è possibile. Come dicevo prima, i problemi saranno tanti, ma cercheremo di affrontarli uno ad uno per creare qualcosa di nuovo, di snello, che sia funzionale a tutti i comuni, pur senza privarli della loro più grande risorsa, che è l'identità, la specificità, il senso di appartenenza locale, senza i quali le nostre piccole comunità davvero diverrebbero una magmatica marmellata. Occorre ragionare seriamente, cercando di tenere insieme la necessità di fare risparmi ed efficienze con la necessità di presidiare e governare territori spesso vasti e complessi, scarsamente abitati però serviti, che necessitano di una prossimità di governo che solo l'ente comune è in grado di assicurare. Ci aspetta ora l'impegno di tutti, di amministratori, tecnici, dipendenti e cittadini, che ciascuno per la sua parte, con senso di responsabilità verso questo territorio, dovrà contribuire alla riuscita della gestione associata delle funzioni. In qualità di sindaco di Castelluccio Superiore, insieme all'amministrazione comunale, auguro alla popolazione tutta della Valle del Mercure che possa sempre più progredire ed essere meglio conosciuta ed apprezzata per la sua storia,
la sua cultura, la sua bellezza, la sua tradizionale ospitalità ed anche per la sua funzionalità in tutti i servizi amministrativi che andremo a gestire insieme in forma sociale. Grazie. Passerei la parola al sindaco Roberto Giordano. Giovanni Pandolfi, chiediamo alla fine, concluderà da veterano dell'area. Essendo impiegato di sindaci ormai, tocca Giovanni questo consiglio congiunto. Non è il primo, ma penso forse sia il più importante che stiamo mettendo in piedi come Valle del Mercure. Innanzitutto, a nome dell'amministrazione che rappresento, un saluto e ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale di Castelluccio Superiore che stasera gentilmente ci ospita. Saluto e ringrazio il sindaco di Rotonda, Giovanni Pandolfi, e la sua amministrazione comunale. Questa sera discutiamo volutamente in maniera congiunta un unico argomento, molto importante per il futuro istituzionale, economico e gestionale dei nostri tre comuni: l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi. Finalmente, dopo tanto parlare ed estenuanti riunioni tenute negli anni passati, per più nel testimone, con a dire il vero qualche debole segnale di unità di intenti, mi riferisco al Consiglio congiunto sull'acqua che ha coinvolto tutti e quattro i comuni della valle, a quello con Rotonda per la gestione associata del servizio di igiene ambientale, a quello con Castelluccio Superiore sul dimensionamento scolastico e sulla gestione associata della mensa scolastica. Finalmente, dicevo, questa sera siamo riusciti a dare un segnale importante, un segnale forte. Stiamo manifestando la volontà di programmare il nostro presente e il nostro futuro amministrativo e gestionale insieme, utilizzando al meglio le risorse umane operanti nei singoli enti. L'obiettivo è quello di attivare un percorso comune, una nuova governance, finalizzata a trovare soluzioni razionali, efficienti ed efficaci dell'azione amministrativa, considerata ormai l'irreversibilità del processo di integrazione gestionale tra i piccoli comuni, non solo per rispondere a degli obblighi di legge, ma anche per garantire livelli qualitativi adeguati delle funzioni e dei servizi erogati dagli enti locali a costi contenuti. Per raggiungere questo obiettivo strategico è necessario però mettere in piedi un approccio metodologico, basato prima di innanzitutto sulla condivisione dell'obiettivo politico-amministrativo da parte degli amministratori. E la presenza stasera quasi completa delle tre amministrazioni avvalora e rafforza questa condivisione. Mi auguro che, messi da parte finalmente i rispettivi campanili, ognuno riconosca pari dignità all'altro e che finalmente si stiano fondando le premesse per un lungo e proficuo cammino. Già troppe volte in passato abbiamo visto bocche costruire castelli ed abbiamo visto fatti distruggere. Questa volta però penso che i fatti confermeranno e rafforzeranno le parole di questa sera. Un altro elemento da tenere in considerazione è l'adeguato processo informativo nei confronti delle comunità amministrate. È necessario quindi informare i nostri cittadini affinché queste associazioni vengano percepite come un salto di qualità dell'intera valle verso modelli di gestione più efficienti, più efficaci e più economici. Per ultimo, ma per questo non meno importante, è fondamentale mettere in campo il coinvolgimento delle risorse umane operanti nei singoli enti. Questo anche al fine di verificare la dispersione di competenze su più servizi, di verificare le eventuali duplicazioni dei processi, al fine di condividere le problematiche e i miglioramenti attesi. Le gestioni associate per i piccoli comuni come i nostri sono, oltre che un tema di grande attualità, un percorso inevitabile, dettato sia dall'evoluzione normativa degli ultimi anni. Le norme sulle gestioni associate di funzioni e servizi comunali prendono il via con l'articolo 21, comma 3 della legge 42 del 2009, legge sul federalismo fiscale,
e si sviluppano attraverso un percorso normativo non sempre organico e coerente, individuando soluzioni non sempre praticabili. Il legislatore ha affrontato il tema dell'associazionismo puntando sulle unioni e sulle convenzioni e delegando sul livello regionale la soluzione a temi critici, quale la definizione di ambiti territoriali ottimali e di livelli demografici eventualmente diversi da quelli della norma statale. È il caso di soffermarsi un momento sulle forme attraverso le quali realizzare queste associazioni. Fondamentalmente sono due, ed entrambe sono individuate come lo strumento idoneo a risolvere il tema delle gestioni in funzione del risparmio, dell'efficienza, dell'adeguatezza e della semplificazione. Esse sono l'Unione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico, e le convenzioni, ai sensi dell'articolo 30, sempre del testo unico. Noi abbiamo scelto di comune accordo la convenzione, perché abbiamo ritenuto che sia lo strumento più idoneo al momento, sia per rispettare gli obblighi di legge, che per allo stesso tempo garantire il processo graduale di integrazione degli enti coinvolti in queste associazioni senza intaccarne la legittimità istituzionale e l'autonomia amministrativa. Inoltre, la nostra convenzione è di tipo aperto, ossia consente l'adesione in un secondo momento di altri enti, con l'assenso di tutti gli enti di prima adesione, dimostrando così massima disponibilità verso l'integrazione di tutta la Valle del Mercure e non solo, mi riferisco a Bigianello, a San Severino, a chiunque graviti intorno alla nostra associazione ne voglia far parte. L'altro aspetto importante è che la convenzione avrà come modello di gestione non la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato, ma la semplice delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, comune capofila, che opera per un'altra funzione in nome e per conto degli enti deleganti, come avrete modo di vedere nel prospetto allegato alla proposta di convenzione. Inoltre, questa nostra scelta di associare le funzioni non solo non è antitetica con l'area programma Pollino Lagonese, ma anzi è complementare ed assolutamente in linea con quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 33 del 2010, per il quale la conferenza dei sindaci dell'area programma concorre alla definizione della delimitazione geografica dell'insieme dei comuni, intesi come subambiti dell'area programma Pollino-Lagonese, tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, ed ancora l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni nei subambiti dell'area programma potrà essere svolto con la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del testo unico. Oltre che dalle norme e dai loro obblighi, la gestione associata è stata determinata anche dalla crisi economica, che ha spinto a trovare soluzioni possibili per la fragilità dei piccoli comuni. Soluzioni che si sono concretizzate mediante la riduzione dei costi della politica, la legge 42 del 2009, che a partire dal 2011 ha ridotto il numero dei consiglieri comunali, ulteriormente ridotti dalla legge 148 del 2011. Lo scossone agostano della manovra economica aggiuntiva. I nostri rispettivi consigli comunali dal prossimo rinnovo saranno composti dal sindaco più 6 consiglieri per 2 Castelluccio e dal sindaco più 7 consiglieri per Rotonda. Avviandomi alla conclusione, voglio nuovamente ringraziare i sindaci di Castelluccio Superiore e di Rotonda e le loro rispettive amministrazioni per la disponibilità e del reciproco rispetto messi in campo nei nostri decenti ed assidui incontri, al di là dei rispettivi campanili. Le volontà politiche dimostrate, le motivazioni delle scelte operate, la costruzione di un percorso mirato a fornire servizi sempre più efficienti e qualitativamente validi a costi contenuti, ottenendo così economie di scala, hanno permesso di mettere avanti a tutto questa voglia di stare insieme, di cominciare a ragionare come un'unica città-territorio, come cittadini della Valle del Mercure, soffermandoci a sviluppare le questioni che ci uniscono piuttosto quelle che potrebbero dividerci, nel solo ed unico interesse delle nostre comunità. La parola spetta adesso ai nostri segretari e ai nostri responsabili degli uffici per tradurre operativamente le volontà espresse in questo Consiglio Comunale congiunto. I punti di forza
perché questo nostro progetto si realizzi ci sono tutti, a partire dalla forte convinzione dei sindaci e degli amministratori tutti, continuando con le professionalità forti in aree diverse dei vari enti e con il sistema informatico che nei tre comuni fa capo la stessa software house e che per questo ha un alto margine di integrazione, finendo con i rapporti consolidati della condivisione dei servizi. Grazie. Prima di dare la parola al professore Bonafini che ci illustrerà della schema, subito dopo è aperto il dibattito, quindi chi vuole intervenire, non so se dopo vediamo che andrà pure per gruppi, dopo vedremo man mano come intervenire. Prego, assessore. Ho accettato di buon grado di intervenire, anche se per la verità il mio intervento non era previsto, quindi chiedo scusa. Credo che si senta, non ho preparato l'intervento, il segretario mi scuserà, cercherò di sintetizzare successivamente questo primo intervento. Solo cronologicamente, ovviamente anticipo il sindaco per ringraziare la comunità di Casteleggio Superiore, in particolare l'amministrazione comunale che ci ospita. Dico in particolare perché io non ne faccio mistero, sono molto legato dal punto di vista proprio della vicinanza umana al vostro sindaco, che ritengo di essere una persona dei valori non comuni, nel senso che ho sempre apprezzato il suo credere a questa volontà di stare insieme all'interesse di questo territorio. E ringrazio altrettanto Roberto e la comunità di Castelluccio Inferiore, con il quale abbiamo condiviso per la verità un lungo percorso, nel senso che è vero, oggi forse ci apprestiamo a scrivere una pagina importante della storia di queste comunità, ma questo traguardo è iniziato alcuni anni fa, quando, non obbligati da nessuna norma, avevamo già avviato un discorso comune, consapevoli del fatto che delle piccole comunità come le nostre possono ambire ad avere una loro individualità e soprattutto a far diventare centrale le loro tematiche, su un'ottica più ampia che quella anche del, come dire, del panorama politico provinciale e regionale, solo e se sono in grado di rappresentare con forza una unità di intenti. Io capisco che è molto difficile, è difficile perché noi siamo portati a pensare sia da amministratori ma anche da cittadini all'individualità che in qualche modo ha accompagnato la nostra storia, non tanto il campanile ma il campanilismo. Ci sono anche, come dire, situazioni di vita quotidiana che ci portano un po' a essere divisi. La divisione è molto più semplice. Quando con il caro Orlando giocavamo, io veramente ero spettatore, ma facevamo in derby con Castelluccio Inferiore, le casacche ci portavano ovviamente a stare su due, come dire, due barricate diverse, su due lati diversi delle tribù. Però col tempo io credo che queste comunità hanno imparato a dialogare e hanno imparato a capire che probabilmente l'essere terra del Mercure, avere una radice comune, seppure antica e spesso dimenticata, può diventare ancora oggi una, come dire, un'opportunità per essere una comunità forte. E credo che sia importante sottolineare, lo diceva prima Egidio, ma credo che vada sottolineato che siamo andati ben al di là degli obblighi di legge e avremmo potuto decidere di associare esclusivamente le funzioni, le prime sei funzioni, quelle fondamentali, sia pure in questa fase. Forse il comune di Castelluccio Superiore avrebbe avuto un problema da porsi a breve, però io credo che la volontà di associare tutte le funzioni e tutti i servizi stia a testimoniare una volontà più forte che quella di dare ai cittadini e di dare a queste comunità dei servizi che mi auguro possono essere poi nei fatti, perché questo sarà a noi adesso dare contenuti e strutturare, diciamo, i servizi che offriamo ai nostri cittadini in termini sia qualitativamente che economicamente migliori, perché la legge ci pone un obiettivo fondamentale, quello di avere un obiettivo, il contenimento della spesa.
però credo che noi potremmo anche dare ai cittadini dei servizi anche sotto l'aspetto qualitativo. Io penso che però queste comunità devono avere un altro obiettivo, che capisco è una visione più forte, cioè quella di avviare un percorso che porti le comunità del Mercure a sentirsi parte unica di un'unica realtà territoriale, rappresentare gli interessi di questo territorio, rappresentarli a livello non solo locale, ma porre la questione dello sviluppo di questi territori alla politica regionale e ai rappresentanti della politica del nostro territorio. Questo sarà difficile, è un compito difficile, perché spesso è anche giusto che sia così, l'abbiamo visto, no? Su alcune tematiche importanti che poi hanno segnato anche la storia recente di questo comprensorio, non c'è stata unità di intento. È legittimo. Però io credo che la nostra forza e anche la sfida che è davanti a noi è proprio questa, cioè quella di riuscire a volte a fare un passo indietro rispetto a quello che può essere anche il legittimo interesse della propria comunità per avere un obiettivo che sia leggermente più alto, che è quello dell'interesse della comunità del Mercure. Mi scuserai Gidio se io non dilungo nello spiegare lo schema, anche perché credo che i cittadini e i consiglieri e i colleghi presenti abbiano capito qual è il senso di questo atto che oggi ci accingiamo a fare, almeno nella volontà. Io credo che invece la sfida più difficile non sarà solo quella di dare e di riempire di contenuti questa cornice che oggi stiamo in qualche modo realizzando, sia quella di riuscire a unire le nostre culture, il nostro essere, il fatto di sentirci parte di un'unica comunità. Questa è la vera sfida che abbiamo davanti a noi. E per non essere anche, come dire, per non dilungarmi e non tediarmi più del necessario, vorrei chiudere con una frase che il mio caro amico, nonché capogruppo dell'UDC, Leonardo Laurita, spesso ci riporta nei vari consigli, a lui molto caro, e dice, una frase per la verità non sua, ma di un padre della democrazia italiana, dice che solo se avremo la capacità di essere uniti saremo forti, solo se saremo forti potremo essere liberi, e aggiungo che solo se saremo uniti, forti e liberi, potremo far diventare il Mercure una realtà della regione Basilicata e fare in modo che anche questo territorio, che nel passato per la verità non ha avuto molta attenzione da parte della politica regionale, possa invece avvenire ad avere un ruolo di protagonista, perché le nostre culture, la nostra storia ce lo impongono e ce lo offrono anche come opportunità. Vi ringrazio.